In collegamento vedo da Lecce, c'è cioè Barbara Lezzi, senatrice del Movimento 5 Stelle e anche membro della, anzi vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato. Le volevo chiedere intanto, lei senatrice, come, se non pensa che però sia stato sbagliato far uscire, mentre era la riunione ancora in corso, questi nomi, insomma se è stato un comportamento giusto quello del suo collega della Camera. Io ritengo che sia più notevole di indignazione il fatto che ci siano invece ancora degli impresentabili e trovo anche indecente il fatto che il Premier Renzi abbia millantato che non ci sia nessuno nel Partito Democratico. Ebbene, comunque il primo tra gli impresentabili in Puglia, che è proprio la mia regione, fa parte di una lista che è apparentata con Emiliano, per cui bando alle ipocrisie, anche il Partito Democratico presenta degli impresentabili. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle ha presentato diversi esposti per ipotesi di voto di scambio in cambio di 30-50 euro con i video, abbiamo dovuto per forza ricorrere alla procura. E la parte, dicevo, più vergognosa è che poi non abbraccia soltanto il Partito Democratico, questo scandalo, ma anche Forza Italia e tutto lo schieramento politico. Io non vedo proprio come non si riesca negli altri partiti a presentare, a candidare delle persone pulite. Noi il casellario giudiziario lo presentiamo subito all'atto della candidatura e questi problemi non ci riguardano affatto. Questo è un problema serissimo che sia il Partito Democratico che Forza Italia, che il nuovo centrodestra dovrebbero finalmente affrontare. Altro che divulgare. È giusto, anzi, che i cittadini conoscano No, però, l'impresentabile e allora, no, conoscano il casellario giudiziario. certo, però era semplicemente una ragione magari farli divulgare tutti insieme, non alla spicciolata questi nomi mandati così sui mezzi di comunicazione, non è una questione di indignazione. Le chiedevo se magari, se lei pensa che però dentro questa questione i nomi saranno divulgati, noi dobbiamo credere che venerdì saranno divulgati anche gli altri nomi. Sulla Noi Puglia, ce il l'auguriamo, noi ce candidato l'auguriamo che vengano divulgati quanto prima Emiliano ha per dare detto che spazio ai cittadini di scegliere. Allora, Emiliano ha detto che non si candiderà, insomma, non che non si candiderà, sta facendo una moral suasion, mettiamola così, per far ritirare questo candidato che si chiama Ladisa. Guardi, Emiliano ha nelle sue liste altri indagati e altri condannati, avrebbe dovuto pensarci prima e come mai non riusciamo, senza prendere finanziamenti pubblici, comunque a fare tutto il riscontro nei casellari giudiziari dei nostri candidati ed Emiliano ancora non ce la faccia. Io ritengo che sia questo piuttosto vergognoso e non aver divulgato in I nomi. anteprima i nomi perché siamo già a ridosso delle elezioni, bisognava divulgarli molto tempo prima. Taddei, prendo dalle parole di Visco, il Movimento 5 Stelle come lo vede? Questa è una cosa che la preoccupa, l'idea che si possa arrivare, lo vede Ci come sono. probabile? Lei ha a che Commissione Bilancio, quindi ha a che fare con i nostri conti. Certo, ci sono dei rilievi innanzitutto oggettivi. Il nostro DEF è stato varato da Padoan e da Renzi indicando lo spread a 84 punti, ben al di sotto dei 100 punti. È chiaro che questo divario, che fino a ieri ha toccato le Non punte è di 84, le 134, lo ipotesi sono spread, 100 punti. La puntata andranno Aspetti, scusi, qui dicono soltanto che è però, Taddei, se mi facciamo parla dire addosso, ovviamente. quando Sì, parla no, lei, lo è si è anche ascoltato anche politica, no? meglio, stia tranquillo. C'è una tabella, Stia ragazzi. tranquillo, un attimo così vediamo. No, ma le Allora, tabelle, troppo, dicevo, prego, mi scusi, non ce conclusione, è l'ho. chiaro che questo avrà delle ripercussioni molto gravi sulle nostre pseudo coperture, perché poco fa l'economista parlava delle coperture del governo Tsipras, ma le coperture del Sento governo questa. Renzi sono fatte soltanto da clausole di salvaguardia che spostano il problema di mese in mese. Tra le altre cose, poi ha fondato tutta la programmazione futura su questi fattori esogeni, facendo gravare però Campagna anche su elettorale, quello che è questo il c'è una bella. petrolio delle nuove Solo tasse. lei, Tra eh? l'altro è scattata anche a gennaio una nuova clausola di E vabbè. salvaguardia perché il governo Renzi ha
ha preferito, anziché pagare lo stock del debito alle imprese, ha distribuito quei fondi a destra e a manca per coprire delle loro piccole operazioni, e quindi quel maggior gettito di IVA non c'è stato, e per quei 470 milioni abbiamo avuto già un però primo scusi, scatto. Le posso chiedere, poi vediamo, io la faccio parlare di tutto, però le posso chiedere, solo. No, le posso chiedere di restare solo, sulla Grecia, sulla Grecia. Quello che volevo dire. Volevo chiedere della Grecia. Mi scusi, però. l'economista parlava di competenza. Allora, la troica che da quando ha in mano la Grecia è riuscita a fargli spendere il 35% in meno di spesa pubblica, ha ridotto il deficit del 20%, ma parallelamente ha perso il 28% di PIL e ha oltre il 25% di disoccupazione. Quale competenza, quale esperienza ha messo in campo l'Europa e la troica? Dopo che abbiamo un paese nel cuore dell'Europa dove i cittadini fanno la fila per un pasto ed è costretta a pagare i suoi bond, i suoi titoli pubblici al 29,5, a un tasso di usura, di quale comunità europea noi stiamo parlando? L'esperienza è dove vuole andare questa comunità europea? Prego. Perché Ravoni. Scusi, senatrice, ha finito il comizio, perché capisco che siamo in campagna elettorale, però la sta dicendo una serie di cose inesatte. La prima è sullo spread, vabbè, ma capisco che uno che arriva in Parlamento difficilmente si riesce anche a studiare la composizione dello spread dei vari livelli. È 100 il livello dello spread previsto, impari questo. Poi ci sono altre questioni che sta polemizzando. Io credo che il problema del governo, se vuole fare delle critiche al governo, che secondo me le merita, perché anche il responsabile economico del PD stava facendo campagna elettorale in maniera un po' più affabulatoria della sua, ma comunque sugli stessi contenuti. Quando noi parliamo, lei stava parlando prima del mancato rimborso dei debiti della pubblica amministrazione. Capisco, non è proprio obbligatorio leggere la relazione della Banca d'Italia, ma c'è scritto lì quant'è. Quindi se volete fare campagne reali, fatele coi numeri. Il governo ha stanziato 50 miliardi nel 2013 e 2014. Ma di cosa sta parlando? Lei non sa neanche di che parla. No, signora, guardi, ma lei non sa neanche informa. Di che parla. Ma lei si vada a guardare le carte. Quei soldi sono andati alle fondazioni liriche e sinfoniche. Hanno spostato quei fondi. Signora, a questa si chiama relazione. Mancano ancora dei 56 miliardi. Dei 56 signora, miliardi di emissioni, signora, che ha fatto il governo. Signora, non so che senatrice, la chiamo signora apposta. Ma vada a parlare con le imprese, signora, non parli con Banca d'Italia. Signora, questa è la relazione generale della Banca d'Italia. Qui c'è scritto, forse se la legge non fa male. Non è ha detto che ne mancano 70 miliardi. Non è cancerogena, miliardi. Signora. Guardi, se lei la leggesse forse si informerebbe meglio. Lì c'è scritto che guardi, sono ci stati 50 saccenza, miliardi nel 2013 guardi, e 2014. Offende l'impresa che ancora non è stata pagata. Ma mi fa parlare, ma lei parla un momento, scusatemi. Allora, non è scusi senatrice, scusi. Senatrice, parliamo una alla volta. Esattamente, stiamo facendo un sì, però ed è inutile che lei mi invita a fare cose che dovrei fare. Lei parli di quello che sa lei, io parlo di quello che so sì, io. Sì, però poi ognuno per cortesia non vi accavallate, però. L'impresa saprà se è stata pagata adesso o meno. Però lei ha parlato e adesso parla Ravoni. Quindi parli per sé, senza invitare me a fare il mio lavoro, signora, io lo so fare benissimo da signora, sola. Signora, guardi, vada, questa vada è la avanti, relazione non parli con me, sì, però con scusatemi. No, una alla volta. Allora, sì, la questione naturalmente se si aspetta che questo tipo di vicende, di questo che abbiamo chiamato caos regionali, comunque insomma tra impresentabili, Cassazione eccetera, se è una cosa che un po' fa gongolare il Movimento 5 Stelle. No, noi non gongoliamo per questo, noi ci auguriamo che il cittadino sia davvero più consapevole e abbia tutte le notizie utili per poter scegliere, al di là di poi di quello che purtroppo viene promesso a molti cittadini, e noi sappiamo, è anche notizia di ieri, il governatore di Banca Italia ha sentenziato un ennesimo impoverimento delle regioni del sud, e purtroppo questo lede la dignità dei cittadini del sud e purtroppo li piega anche a scambi anche vergognosi, ma purtroppo chi deve unire il pranzo con la cena o portare qualcosa a casa ai propri figli è costretto anche a cedere a certi ricatti da vecchia politica. Io inviterei piuttosto il Partito Democratico
dal momento che ha intenzione di revisionare un po' la legge per partecipare alle elezioni, di inserire nello statuto di tutti i partiti che vogliono competere a qualsiasi forma di elezione la clausola che abbiamo noi nel Movimento 5 Stelle, ossia che non bisogna essere neanche indagati, perché poi sarebbe davvero qualunquista andare a sfilare ai diversi anniversari, ma cogliere invece il suggerimento del giudice Borsellino, che sentenziava proprio questo, e cioè che la politica deve allontanare da sé qualsiasi forma di sospetto, perché il sospetto non sta personaggi nelle liste. Senatrice Lezzi, però, allora, questo, visto che è arrivata lei a questo tema, che naturalmente c'è, ieri c'è stata questa proposta del Partito Democratico per l'attuazione piena dell'articolo 49 della Costituzione proprio sui partiti, lei adesso faceva riferimento a questa cosa, e una legge che prevede di istituire uno statuto obbligatorio per tutti i partiti, un registro nazionale, obblighi di trasparenza e di democrazia interna, cosa che ha provocato le ire di suoi colleghi del Movimento 5 Stelle. Però non siete, perché siete contro, non volete avere la forma del partito neanche in questa attuazione completa della Costituzione? Guardi, premetto che noi lo statuto ce lo abbiamo, in ogni caso abbiamo dovuto già presentarlo, e quello che mi preme ricordare è che noi non lasceremo il campo al Partito Democratico, può inventarsi tutte le leggi che vuole, poi noi di fatto conserveremo la nostra coerenza, e per noi, guardi, la democrazia interna di un partito sta nel rispettare chi ci ha mandato nelle istituzioni, non il capetto di turno che si autonomina a premier, e questa è la differenza tra noi e loro. La Costituzione dice un'altra cosa. Mi scusi, entriamo con un programma ben preciso, con delle idee ben precise, e noi dobbiamo conservare quel genere di coerenza, non alle lobby, alle multinazionali, alle banche. D'accordo. Ed è chiaro che per noi è il massimo della democrazia espellere coloro che non vogliono rispettare il mandato elettorale che è venuto direttamente dagli italiani. Purtroppo in Italia esiste la Costituzione, senatrice. Purtroppo la Costituzione dice un'altra cosa. Certo che esiste la Costituzione. Viene violata continuamente la Costituzione, signori. Sì, ma anche la Costituzione si può anche cambiare, come la sta stravolgendo il premier Renzi. Ma scusi, lei vorrebbe che se... No, volevo chiederle questo, perché lei ha detto sento, no, la democrazia addosso non sento nulla. No, certo, ha ragione. Però la democrazia interna significa anche una forma di garanzia, cioè chi è il garante? Se lei dice noi siamo rappresentiamo esattamente il mandato degli elettori, il nostro programma, il nostro faro, certo. Però comunque nel riconoscimento dell'autorità di Grillo, di Casaleggio, avete individuato dei garanti di tutto questo. Allora poi vuol dire che non c'è. Cioè non c'è una dialettica però, con i vostri leader, questo perlomeno, trasparente. Mi permetta solo di ricordare che quando Renzi sposta da una commissione all'altra i suoi parlamentari non chiede il permesso a nessuno, noi chiediamo ai nostri iscritti il parere se una persona debba o non debba essere espulsa, se risponda o meno a... Fate le espulsioni voi, senatrice. Noi facciamo le espulsioni che vengono, senatrice, che vengono però scusi, fatte dagli iscritti al movimento, dai nostri elettori. Senatrice, scusi, voi non spesso fate battaglie per la difesa della Costituzione. La Costituzione contiene l'articolo 67 in cui dice che i parlamentari rappresentano la nazione e non la volontà bene. Di Grillo, certo, senza vincolo di mandato. Quindi io non credo che sia legittimo espellere, come lei adesso ha teorizzato, persone che poi politicamente non la può pensare come gli pare, però la difesa della Costituzione, così certo. come la legalità, non la si può fare a orari alterni. Guardi, noi l'articolo 67 noi abbiamo anche proposto di cambiarlo, ecco. Perché quando sarà, stare facendo lo rispetteremo caso del Movimento 5 Ma vorreste Stelle, cambiare scusi, anche il 49? Mi scusi, del Movimento 5 Stelle. Pretende di violare il programma, non sta offendendo Grillo, ma sta offendendo il cittadino che lo ha votato. E se la vedrà alla prossima elezione. Beppe Grillo e Casaleggio sono i garanti di un programma secondo cui abbiamo avuto il mandato da parte degli italiani. Purtroppo la garanti con una procedura poco democratica, questo è il punto. Allora, Movimento 5 Stelle. Da Barbara Lezzi, perché per l'elezione dei giudici della consulta è stato
stato fatto in passato un accordo. Insomma, diciamo, la situazione che era bloccata da molto tempo poi si è sbloccata grazie a un accordo con il Movimento 5 Stelle che ha potuto portare così anche alla Corte Costituzionale una persona come Sciarra che sicuramente insomma, è vicina eccetera, e il Partito Democratico ha potuto equilibrare con un altro nome. Allora volevo sapere se secondo lei intanto se c'è un'urgenza di ricompletare l'organico della Corte Costituzionale e se pensa che ci possa essere un accordo. L'urgenza c'è anche per una questione di serietà delle istituzioni, insomma, questo è normale. L'accordo certo che ci può essere. Noi abbiamo già detto, chiesto al Partito Democratico un eventuale nome da sottoporre, come noi facciamo solitamente in rete, così come è stato fatto con il metodo Sciarra, ai nostri iscritti, agli iscritti al Movimento 5 Stelle, che allora ci diedero il via a votare per Sciarra, e così è stato. E il gap si è ridotto immediatamente, è bastata una votazione e si è risolto il problema. Se il Partito Democratico è pronto, noi siamo anche noi prontissimi a sistemare questa situazione. Volevo giusto rispondere al giornalista perché ho avuto modo durante la pausa pubblicitaria di verificare i numeri e sono i 91-120 decreti del 2013 e l'83 del 2014 e le vede come sono stati spesi i soldi che invece dovevano essere dati alle imprese. Ma al di là del fatto della mancanza di civiltà del non pagare le imprese che aspettano, che poi non riescono a pagare gli stipendi ma le tasse le devono pagare tempestivamente, dove sta il punto? È che sono stati spesi sempre per mantenere la spesa pubblica molto ma molto alta, quella spesa pubblica che tra l'altro è improduttiva, e noi sappiamo che comunque abbiamo sempre il debito pubblico che va ad aumentando. Noi adesso godiamo di questo quantitative easing e in realtà non paghiamo uno spread corrispettivo alla nostra economia, e quello che noi vorremmo dalla comunità europea è veramente una condivisione, che non significa non pagare il nostro debito ma significa che tutta l'economia europea garantisce quel debito, così come era stato segnato un solco nel libro verde della Commissione europea, non l'abbiamo inventato noi, con gli eurobond. Allora in questo modo potremmo davvero poi andare a valutare, come diceva prima l'economista, lo spread della crescita tra noi e gli altri paesi, ma sta di fatto che la politica deve entrare nella Commissione europea, perché se adesso in Spagna e in Polonia, che hanno una crescita del 3%, comunque il divario tra i ricchi e i poveri non viene colmato, come vedete poi il cittadino, l'elettore, spacca e sceglie delle altre forze. E allora perché non cominciare a ragionare in altri termini tutta la comunità europea? Si sta parlando di riforme della pensione. Non bisogna però sottovalutare che il 13 gennaio la Commissione europea ha chiesto all'Italia un risparmio proprio sul fronte pensionistico e dell'assistenza sanitaria. Per cui noi abbiamo visto Renzi che parla di una trentina di euro in meno. Ma di cosa stiamo parlando lo possiamo sapere veramente in realtà? Perché altrimenti facciamo come gli 80 euro che sono stati millantati come il grande lancio per i consumi, così non sono stati, anzi condizionano in maniera molto ma molto severa. Però il su bilancio, questo cioè, visco, quasi sì. 10 miliardi. Allora velocissimamente, sul tema che lei lanciava sulla mutualizzazione del debito, che è il dibattito degli euro bond. Se lei è d'accordo ad avere una mutualizzazione del debito, significa che, come lei diceva, il debito di tutti, cioè anche italiano, viene garantito a livello europeo, a quel punto la nostra legge di stabilità viene fatta a Bruxelles, vuol dire che c'è un ministro dell'economia, non il signor Padoan, ma magari un finlandese, non so, un belga. Ma se voi siete contrari, per esempio, al fiscal compact, mi sembra che lo volate abolire, è uno dei 7 punti di Grillo, come potete conciliare le due cose? Scusi, ma adesso... Sì, agli eurobond fiscal compact. No, io purtroppo non posso aprire questo dibattito adesso, perché dobbiamo andare in pubblicità. Purtroppo i nostri documenti di bilancio, chi li fa?
Non li fa mica il nostro pubblicità. Guarda, ma questo però queste cose non sono vere. Pubblicità, no, per ora li fa il governo, per ora li fa il governo, magari male. Una ultima domanda e le chiedo una risposta un po' telegrafica, anche se la questione invece merita molto di più, Barbara Lezzi, ma soltanto perché l'altra notizia in prima pagina sui giornali di oggi è la dichiarazione del segretario di Stato Vaticano Parolin, che a proposito del referendum irlandese sulle unioni civili ha detto che è una sconfitta dell'umanità. Volevo sapere che ne pensa di questa affermazione. Guardi, la sconfitta dell'umanità è quando non si rispettano i diritti altrui, quando si negano delle possibilità di una vita normale a delle altre persone. Quella è la vera e sola sconfitta dell'umanità. Non ho altre parole. Sì, volevo chiederle, Grillo ha detto qualche giorno fa questa frase, insomma, molto forte contro le regioni, che se vincete voi abolite le regioni, ha detto poi prima delle regionali. Allora, volevo chiederle ovviamente se condivide questa affermazione, se è un obiettivo proprio così programmatico. No, per adesso non è ancora un obiettivo nel nostro programma. Poi, come ho detto prima, noi poi consulteremo anche i nostri iscritti per un nuovo assetto eventualmente da portare avanti. Certo, noi, contrariamente a quello che ha fatto questo governo, volevamo l'abolizione delle province, non l'avremmo fatto magari in un anno, ma riorganizzando. Ma perché Grillo ha detto? Perché Grillo ha detto? Tutta l'amministrazione pubblica. Perché Grillo ha detto abolire le regioni? Non lo so, io non lo so, non lo so in quel momento perché ha risposto così, insomma. Lei non le vuole abolire, mettiamola così. A me è sembrata molto una battuta perché a quello che ho sentito io lui dice entriamo nelle regioni e le aboliamo, ma insomma non era un progetto così come invece quello dell'abolizione reale delle province, perché per adesso abbiamo abolito solo gli elettori, ma le province ci sono tutte, insomma, lo sappiamo tutti ormai. Sì, certo, insomma sono rimaste anche se, sono rimaste più che altro da sistemare le questioni dei dipendenti, mi pare di capire, appunto, no? Intanto vengono smezzati. Non solo, anche delle funzioni.